È di nuovo emergenza rifiuti nel centro storico di Torre del Greco. La Butto, l'azienda responsabile della raccolta rifiuti nel comune corallino, ha infatti annunciato per oggi, 14 dicembre, uno sciopero per 24 ore. Una situazione che ha fatto tornare nuovamente i cumuli di spazzatura nelle vie della città. Sacchetti, scatole e addirittura ingombranti si concentrano lungo i punti di raccolta delle strade cittadine. Non è bastato il comunicato emesso dall'azienda, nel quale si consigliava ai cittadini di non depositare alcun rifiuto nella serata di domenica. Da sottolineare inoltre che la stessa Butto nella giornata di ieri si è occupata di effettuare un servizio di raccolta straordinario, ma ciò non è bastato per evitare lo scenario di queste ore. Le telecamere di TV City hanno raggiunto il centro storico per documentare la situazione, oltre che a raccogliere le considerazioni dei cittadini a riguardo. Come trova la città quest'oggi? In alcune zone vedo pulito, ma in molte altre, dietro il vicoletti, io noto sempre tanta spazzatura. Può darsi che se lo sciopero non si ferma, significa che saremo inondati dall'immondizia. A che pro metterci le mascherine? Forse proprio per non respirare i miasmi? È solo vergognoso, vergognoso. Questo non hanno proprio affetto per la città. Questo, abbiamo un sindaco che dice sempre le stesse cose. L'assessore non si conosce. Scendo proprio dal mio viale a Cesare Battisti, ho visto tanta spazzatura davanti al centro d'Occa, giù Cesare Battisti, e quindi è una cosa bruttissima. Già stiamo con questo Covid e quindi è un'emergenza proprio veramente. Anche nei giorni ordinari, quindi quando la raccolta dei rifiuti dovrebbe essere regolare, nota qualche particolare di servizio da parte degli operatori ecologici? No, fino a un paio di giorni fa era sempre tutto pulito, veramente. Ma adesso proprio stamattina sono rimasta proprio uscendo fuori, vedendo tutta questa spazzatura che sta in giro, anche nel mercato. E quindi è bruttissima questa cosa, veramente con quello che ci sta in giro si dovrebbe un po' risolvere. La città comunque sta sempre sporca, a prescindere di DIT che adesso ha appalto o no, comunque rifiuti non sono mai sono indifferenziati, non vengono fatta la raccolta giusta nel giorno suo. Però contro proprio operatori diciamo, di Naturbini non ho niente, è contro la loro amministrazione che parlo, perché sono veramente ragazze che lavorano a part time, ragazze che non hanno contratto, non sono fornite di mascherine, non sono fornite di guanti, perché certe volte vedo dal balcone, cioè, lavorano in situazione un pochettino disumana in questo periodo, poi a prescindere di altro tempo. Se loro fanno sciopero sono loro interessi, ma deve garantire, dare la garanzia comunque la ditta, non un semplice Naturbini, perché lui comunque svolge il lavoro che viene adatto a lui. Se non viene la raccolta della spazzatura significa che il camion da quella parte non doveva andare, ciò non è stato mandato. La città a margine di Leopardi nazionale comunque sta in situazione molto critica. Devono comunque organizzarsi il comune con l'amministrazione di queste ditte di appalto. L'ho trovata sporchissima veramente, anche se io sono nel comune vicino, però l'ho trovata molto sporca, questo posso dire. Gli altri giorni era di meno, ma proprio oggi cioè, non si può camminare. È vergognoso, specialmente nelle feste dovrebbe essere più pulita. Stamattina, come sempre, sinceramente la trovo sporca, perché comunque io penso un po' pure da parte dell'amministrazione, un po' da parte del cittadino, e siamo in questa situazione appunto di degrado. Ci sono delle zone appunto di Torre del Greco dove la situazione è molto più accentuata, e dove si vedono rifiuti ammassati proprio, ma non solo rifiuti, carte via di seguito, ma addirittura materassi, cose del genere, dove non so, siamo in una situazione dove il cittadino è ancora incivile, non ha imparato ancora a rispettare l'ambiente, non ha imparato a rispettare se stesso e gli altri.